di gesto inquietante. Il campino nel Qatar, come se non bastasse, ha rivelato alcuni dei difetti cronici del circus made in USA. Su tutti, la spettacolarizzazione effimera degli eventi in un sistema che si crogiola su se stesso, vittima di privilegi e posizioni di potere precostituite. I potenti, come spesso capita, non solo nello sport, vivono in una realtà differente per mascherare criticità ed evidenziare elementi che solo loro possono considerare positivi, come un rischio di potenziali collassi che possono minare la salute dei piloti, che, pur essendo allenati a sopportare grandi sforzi fisici, non sono abituati a dover fare i conti con condizioni estreme come osservato all'USAIL. Il denaro purtroppo regna sovrano e la Formula 1 non fa altro che confermare tale principio. Sponsorizzazioni astronomiche, come insegnano gli ultimi tempi, Aramco, favoriscono l'entrata di circuiti che nulla hanno a che fare con il brodo primordiale della massima categoria del motorsport, l'Europa, e non hanno nessun tipo di rapporto con l'automobilismo da un punto di vista storico, senza prendere in considerazione gli ultimi anni. Non è necessario, in condizioni complesse e proibitive, prestare una spasmodica attenzione a Track Limits, raddoppiata rispetto agli anni 2000. È bensì necessario dare voce alla GPDA, ormai resa inerme da Liberty Media e FOM, che non riescono a fare altro che rendere questo spot una sorta di Super Bowl 2.0. Un altro aspetto da prendere in considerazione è la mancanza di sensibilità verso i diritti umani nei paesi ospitanti alcuni GP, su tutti l'Arabia Saudita. Trovo paradossale che la Formula 1, soltanto 3 anni fa, abbia promosso l'iniziativa We Race As One, con Vettel e Hamilton in prima linea, e si faccia piegare dal desiderio di nuovi ambassador che offrono lauti compensi per vedere sfociare il monoposto nella loro nazione. La Formula 1 ha perso credibilità di fronte ai corteggiamenti di mete turistiche come Miami e Las Vegas, vogliose di aggiungere sempre più glamour e paparazzi in un contesto che già di per sé ne ha in misura abbondante. I piloti diventano celebrità e il pathos del Gran Premio va a farsi benedire, soprattutto se già dal venerdì di libero il risultato è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questa stagione. Di fronte ad alcune peripezie e dubbi che circondano il circus da tanto tempo oramai, mi urge riflettere sulla volontà di alcuni protagonisti di insabbiare vicende dedicate al pubblico, testate giornalistiche, media e agli appassionati di tutto il mondo, compreso il sottoscritto, pur di alimentare complottismi ineluttabili e non riferire verità che perlomeno rendano validi e legittimi gli sforzi di chi cerca la CAT per comprendere e rivendicare il fatto subito. Gli amici del Qatar, sull'onda dell'entusiasmo successivo ai mondiali di calcio, hanno a suon di milioni, convinto i pezzi grossi della Formula 1 a definire il GP appena trascorso un successo in barba alla salute dei protagonisti,
che hanno animato non senza difficoltà la 17ª prova del calendario. Basti leggere la dichiarazione del burattino Stefano Domenicali per rendersi conto del pietoso stato nel quale versano i rappresentanti della massima categoria automobilistica. I piloti sono sempre degli eroi, ha detto. Ce ne sono solamente 20 in tutto il mondo. Ed è chiaro che le condizioni in Qatar siano state estreme. Era tanto tempo che non succedevano queste cose. Quindi Domenicali ha proseguito. Il concetto di avere una Formula 1 che combatte fino alla fine è però esaltante. E resta epico sempre. L'USAE ha messo ancora più in evidenza che sono tutti dei ragazzi straordinari, capaci di dare il massimo in condizioni proibitive. Il CEO della Formula 1, nel suo elogio della follia di Erasmiana memoria, ha evidenziato con orgoglio l'importanza di collaborare con un paese strategico dal punto di vista economico, con le seguenti dichiarazioni. Dal punto di vista commerciale, avere un partner come Qatar che utilizzerà la Formula 1 per sviluppare è molto importante e ci permetterà di promuovere ancora meglio il nostro prodotto a nuovi clienti e nuovi tifosi. Esiste una parola per sintetizzare meglio il discorso di Domenicali: Formula Business. Formula Business è un termine che fa riferimento alla trasformazione della Formula 1 da uno sport automobilistico di prestigio in un veicolo di business a livello mondiale. Questo concetto evidenzia l'importanza crescente dell'aspetto finanziario e commerciale nella gestione e nella promozione della Formula 1. La Formula Business si concentra su aspetti quali i contratti con sponsor e partner commerciali, le relazioni con le nazioni ospitanti i Gran Premi, la trasmissione televisiva e la generazione di introiti attraverso la vendita dei diritti commerciali. Questa trasformazione è stata guidata da diversi attori, tra cui Liberty Media, che ha posto una maggiore enfasi sulla commercializzazione del marchio Formula 1 e sulla sua espansione in nuovi mercati globali. Nel zio Carbon, una parola che denuda ancora una volta l'ipocrisia dei vertici del circus, attenti solamente di facciata ai mutamenti del clima e alla riduzione delle emissioni di CO2. Il piano Net Zero Carbon Footprint è un progetto ambizioso di ecosostenibilità che prevede in particolare lo sviluppo di un carburante sostenibile al 100%, la riduzione dell'utilizzo delle plastiche e degli sprechi nel circuito, l'uso di energie rinnovabili in tutti gli uffici e la revisione della logistica tramite un'organizzazione dei viaggi più efficiente per aria, mare e terra. Inoltre, il nuovo regolamento del 2022 ha introdotto l'obbligo di utilizzare il carburante 10, composto per il 90% dei combustibili fossili e per il 10% da etanolo prodotto da fonti rinnovabili, mentre il carburante sostenibile al 100% dovrebbe essere introdotto nelle auto di Formula 1 a partire dal 2026, in concomitanza con l'introduzione dei motori ibridi di nuova generazione. Questo tipo di carburante è stato denominato doppino poiché potrà essere utilizzato nella medesima composizione anche sui veicoli urbani dotati di motore a combustione interna.
Inoltre, la Formula 1 collaborerà con Formula 2 e Formula 3 per testare questi carburanti sostenibili. Tra buone intenzioni e fatti concreti, c'è di mezzo l'ipocrisia nella sua forma pura, pienamente calmata dai folletti di Plaid della Concorde. Nel 2024 il calendario sarà caratterizzato da ben 24 appuntamenti e date, e l'intero circus dovrà percorrere in giro per il mondo oltre 180.000 km, un'enormità rispetto al passato, alla faccia degli spostamenti green e dell'inquinamento atmosferico, il tutto senza un benché minimo avvertimento a diretti interessati. Le attuali Power Unit utilizzate in Formula 1, introdotte nel 2014, sono note per essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai motori utilizzati in passato. Queste Power Unit ibride sono costituite da un motore termico a combustione interna e da un sistema di recupero dell'energia che include l'MGUH e l'MGUK. L'impatto ambientale di questi motori è in generale inferiore rispetto al passato, in quanto sono progettati per essere più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante. Ciò significa che producono meno emissioni di CO2 per unità di potenza erogate rispetto ai motori precedenti. Tuttavia ci sono alcune considerazioni da tenere presenti. Emissioni di CO2. Anche se le Power Unit attuali sono più efficienti, emettono comunque una quantità significativa di CO2 durante la loro operazione. La Formula 1 sta lavorando per ridurre ulteriormente questa emissione attraverso l'adozione di biocombustibili e la promozione di iniziative di sostenibilità. Produzione delle Power Unit. La produzione di motori complessi come quelli utilizzati in Formula 1 richiede risorse e provvede un impatto ambientale significativo. Tuttavia la Formula 1 sta esplorando opzioni per migliorare la sostenibilità nella produzione delle Power Unit, trasporto e logistica. La Formula 1 è un campionato globale e il trasporto delle squadre, delle attrezzature e delle vetture ha un impatto significativo sull'ambiente. La gestione sostenibile dell'attività di trasporto è un'area in cui la Formula 1 sta cercando di apporre miglioramenti. In sintesi, le attuali Power Unit rappresentano un passo avanti in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni rispetto ai motori utilizzati in passato, ma ci sono ancora sfide da affrontare per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale complessivo del campionato. La Formula 1 sta lavorando per sviluppare soluzioni più sostenibili e per promuovere la sostenibilità in tutte le sue attività, come dimostra l'ennesima rivoluzione tecnica in programma nel 2026. La rivoluzione del 2026 intercala l'aspetto un po' variante nelle modalità di casa di seguito. La riduzione delle emissioni inquinanti verrà perseguita con l'impiego di un carburante sintetico sostenibile attualmente in fase di sperimentazione da molti sviluppatori in collaborazione con le principali case automobilistiche, per esempio Porsche in collaborazione con Hemel, Siemens e altre compagnie petrolifere, con l'impianto di cattura di CO2 in Cile nel quale verrà prodotto di fuel. Questo rivoluzionario carburante è stato recentemente utilizzato da alcuni mezzi storici durante un importante raduno internazionale, con ottimi risultati
Va segnalato che attualmente può essere le fuori si gira intorno ai 7 euro. I nuovi regolamenti possono essere analizzati sotto 3 aspetti principali. Quello relativo alla semplificazione dell'architettura della porta ibrida con l'eliminazione dell'MJH, con lo spostamento dell'MJK all'interno del telaio vicino al pacco batterie, quello economico con l'imposizione di un budget cap anche sulle porte motoristiche e infine quello relativo alla standardizzazione di alcune componenti. La Formula 1 si muove anche in ottica futura, per rendere meno grossolani gli errori del passato e del presente. Palesatesi in maniera prorompente nelle fornace del Qatar. Spero vivamente che la locuzione Historia Magistra Vitae venga seguita da chi governa la Formula 1. Una Formula 1 che continua a perdere credibilità in maniera incessante. E si sta pian piano avvicinando ad un punto di non ritorno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima, con approfondimenti legati al mondo della Formula 1. 16 minuti.